Se ne va, la capolista se ne va. Secondo me proprio se ne va, ragazzi. Questo Napoli se ne va. Ha una capacità di segnare gol che non ha nessun'altra squadra in Italia. Capacità di fare gioco, di verticalizzare, di fare sovrapposizioni, cose che vediamo solo quando ci andiamo a vedere le partite della Premier League o del Bayern, magari del Borussia Dortmund, perché questo è il valore di questo Napoli. Il valore di questo Napoli è di eccellenza europea. Oggi io sono andato a guardare un po' quali sono le quotazioni per la Champions League, chi può vincere, non vincere. Ovviamente nessuna delle squadre italiane è lassù, tranne il Napoli. Il Napoli si trova a una settima, ottava posizione, cioè ormai è considerato una grande d'Europa. Questo Napoli, per come è stato costruito, ancora c'è tanto da raccontare, lo sappiamo che c'è tanto da raccontare, ma quello che è già stato raccontato è tanto. Si parla di bellezza, la bellezza del gioco del calcio. A proposito, una parola sola sulla Cremonese, ma speriamo che si salvi questa squadra, che è un piacere a vedere queste partite, perché io vedo certe partite che sono lente, brutte, tutte che si fermano, invece queste squadre giocano sempre la palla, vanno sempre in verticale, la testa è sempre verso la porta avversaria. Questo è il gioco del calcio, il piacere. Dopo mi si dice: ma come mai tu tifi Inter? Io tifo Inter, ma simpatizzo Roma e Napoli per tanti versi, per cose affettive mie, ma a prescindere, sono due grandi piazze. La Roma un po' mi sta deludendo, vedremo stasera. Il Napoli no, il Napoli mi sta sorprendendo, è un Napoli davvero che accende questo campionato. L'unica squadra che veramente può fermarlo, secondo me, in questo momento è il Milan. L'Inter è troppo lontano, la Juventus ormai si è lasciata andare. La Roma potrebbe anche starci, la Roma, però deve succedere qualcosa di impensabile, o qualche giocatore deve davvero esplodere, 20 gol, 30 gol, non lo so. L'Atalanta oggi abbiamo visto a Udine, ma questo comunque questo non è il punto sul campionato. Domani, se riuscirò a farlo, farò il punto sul campionato, quindi metterò tutte queste cose insieme, parlerò di queste otto sorelle, ma di queste otto sorelle, quella che veramente sta brillando di luce propria è sicuramente il Napoli. Il Napoli ti diverte, hanno i piedi buoni, hanno i piedi dolci, sanno sempre cosa fare, hanno orizzonti là davanti, nel senso ogni azione sanno cosa fare, sanno cosa possono e non possono fare, fanno cambi di gioco che ti lasciano là di stucco, hanno Kvaratskhelia che entra come burro nelle difese avversarie. Manca Osimhen, signori, manca anche Osimhen. Che cosa vogliamo dire a questo Napoli? Che cosa vogliamo dire a questo Napoli? Sicuramente il favorito per lo scudetto, sicuramente il favorito per lo scudetto. La strada è lunga, le cose da raccontare ancora sono tante, però io vedo una bellezza in questa squadra che forse ce la vedo solo io, ma si sta svegliando anche il mondo napoletano. E guardate che quando si sveglia il mondo napoletano sono cazzi per tutti, perché è un mondo caliente quello là, riesce a dare quella spinta. Io infatti è paradossale questa cosa, vedo più entusiasmo quando vedo l'Inter, vedo lo stadio dell'Inter più entusiasta o del Milan rispetto a quelli del Napoli, perché quelli del Napoli, i tifosi del Napoli sono ancora lì un po' scottati diciamo, dalle stagioni passate, quando avevano gustato il piacere dello scudetto e quel gusto si è evaporato in un attimo, e quindi sono un po' lì, quatti quatti, stanno aspettando. Però, sinceramente, non sono scemi, lo sanno benissimo che questo può essere l'anno giusto, anche perché è un anno spezzato in due, c'è un mondiale di mezzo. Guardate che se prendi questi punti adesso, dopo la seconda parte del campionato, vale a recuperare 8-9 punti. Ecco perché dico, secondo me, solo il Milan è la concorrente di questo Napoli. Sicuramente non la Juventus, sicuramente non l'Inter. A Roma, ma la Roma bisogna vederla oggi. La Roma deve dare, dopodiché ci sarà Napoli-Bologna e dopo Roma-Napoli. Ecco, quel Roma-Napoli potrebbe essere il momento in cui il Napoli, diciamo, davvero è enorme, va via, sorpassa tutto e tutti. I giocatori ce li ha, signori, i giocatori ce li ha questo Napoli. Ma questo l'ha fatto alla fine, quando ha preso Raspadori, quando ha preso Simeone, anche se già aveva fatto bene, io non ci avevo creduto all'inizio.
Però dopo, quando ho visto prendere Ndombele, Raspadori, Simeone, ho visto queste proprio di prestazioni. Vi ricordate la lite, diciamo, fra Osimhen e Spalletti all'inizio? Cioè, era un Napoli un po' ancora acerbo, che ancora si doveva, ma che questo è un frutto bellissimo. Comunque, ragazzi, andiamoci a vedere la Roma. Alla prossima, domani punto sul campionato. Ciao, ciao.